Lavoriamo per la legalità è il titolo del convegno informativo per i ragazzi delle scuole di Maratea tenuto dal dottor Candio Paternoster, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Potenza, e dal dottor Mario Spagnuolo, consulente del lavoro di Maratea. Hanno partecipato la dirigente ISIS, professoressa Carmela Cafasso, il maresciallo della stazione dei Carabinieri Rocco De Pietro, il comandante della polizia locale, dottor Francesco Fiorenzano, il comandante della locale tenenza della Guardia di Finanza, Guilino Orrico, il luogotenente della Capitaneria di Porto di Maratea, Giuseppe Labanca, il vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro, Monsignor Vincenzo Orofino. Eccellenza, a proposito di giustizia, io sento sempre questa parola, la giustizia divina. Che cos'è? La giustizia divina è l'amore di Dio. Ecco. Cioè Dio è giusto perché Dio ama e basta. Ecco, la misura della giustizia è l'amore. Ovviamente l'amore che arriva all'essenza della persona, che accoglie l'essenza della persona, che accoglie la persona per quella che è, non per come appare, è la persona che viene rispettata per quella che è, quindi nella sua natura, nella sua essenza, nel valore più grande che la persona stessa ha. Ecco, la giustizia non è qualcosa che viene dal di fuori dell'uomo, no, la giustizia nasce nel cuore dell'uomo. Perché l'uomo desidera essere giusto, perché desidera essere amato e desidera amare. Ecco, la giustizia fa parte proprio della natura dell'uomo. L'uomo giusto è l'uomo che vive in modo conforme alla sua stessa identità. Eccellenza, siamo in avvento, quindi diciamo siamo tutti un pochino più buoni, o almeno dovremmo esserlo. Ecco, una sua parola per i nostri telespettatori in questo periodo importante della Chiesa Universale. Se la giustizia fa parte della natura dell'uomo, l'avvento è il tempo liturgico che meglio esprime il desiderio più profondo del cuore dell'uomo, cioè l'attesa di un compimento, l'attesa che la gioia a cui aspira possa realizzarsi nella sua vita. L'avvento annuncia così: quello che il tuo cuore sperava, cioè vedere il Messia, oggi sta per realizzarsi. Quel bambino che nascerà è il re della tua vita, è il Signore della tua vita. Attendere quella nascita significa attendere a che la propria vita possa riconoscere pienamente, definitivamente, compiutamente Gesù come Signore della propria esistenza. Eccellenza, buon Natale. Grazie altrettanto. A te e ai tuoi ascoltatori. Grazie, grazie. Professore, ho letto quel libricino di un vostro collega in Calabria. E allora, com'è la situazione per quanto riguarda la nostra provincia per l'ordine che lei presiede? Diciamo che noi comunque siamo in un'isola felice da questo punto di vista. Sicuramente non abbiamo i problemi che hanno regioni limitrofe circa la criminalità e quant'altro. Quindi diciamo che grosse difficoltà da questo punto di vista non ne abbiamo. Abbiamo, diciamo, l'ordinarietà dei problemi quotidiani, del lavoro, dell'emersione, del lavoro nero, queste cose qua. Senta, Presidente, viviamo un tempo difficile soprattutto per le aziende. Ecco, diciamo la legislatura tante volte forse non aiuta nemmeno o forse aiuta troppo. E allora alle persone che magari vogliono aprire, ecco, un'attività in questo periodo, cosa possiamo dire? Possiamo mandare un messaggio di fiducia? Guardi, sicuramente ultimamente ci sono state delle rivoluzioni da un punto di vista fiscale, in alcuni lati positivi, tanti negativi. Diciamo adesso per chi vuole aprire lo stimolo ci dovrebbe essere, ci sono iniziative da un punto di vista fiscale con regimi fiscali agevolati, quindi si invita proprio a utilizzare questi regimi piuttosto che rimanere nell'anonimato e quindi sempre legato al progetto di oggi, quindi nella illegalità. Certo, certo.
E a proposito di illegalità, siamo a Maratea, com'è la situazione qui? Io ho un collega qua che vive e lavora, diciamo lui non lamenta grosse difficoltà, è da un punto, c'è già il discorso paesaggistico è quello che è. Poi c'è anche la parte lavoro, che nei lavori stagionali, quindi diciamo lui risponde sempre in maniera positiva a quello che trova sul suo territorio. Benissimo Presidente, allora grazie di cuore, buon Natale e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie.